Allora, buongiorno a tutti. Mi associo anch'io ovviamente al saluto che quanto direttore porto anche a nome dell'istituto a tutti voi che partecipate a questo seminario, a coloro i colleghi che sono qui presenti, anche a chi ci sta seguendo, come diceva prima il collega Ricchiuti, via streaming. A tale proposito, prima che me lo dicano, lo dico io, cioè chi non volesse essere ripreso, non intendesse che divulgare il proprio contenuto scritto in audio e in video attraverso la web television è pregato di comunicarlo alla segreteria qui ai lati del tavolo, questo ai fini del rispetto della normativa sulla privacy. Io sono particolarmente contento di questo seminario tecnico perché si tratta di una materia particolarmente delicata e sicuramente attuale. Basti pensare a ciò che è accaduto anche recentemente a Genova con lo sversamento di petrolio, che dimostra una volta di più la connessione strettissima tra industria, ambiente e salute, e quindi la necessità di acquisire e di diffondere tempestivamente a tutti i livelli, dagli operatori ai decisori alla pubblica opinione, gli elementi conoscitivi sui fattori di pressione per il territorio connessi alla presenza di attività industriali che nel nostro territorio, potrei dire per fortuna per certi versi, per altri un po' meno, sono comunque presenti e numerosi. Per quanto riguarda i pericoli di incidente rilevante, questa conoscenza è stata sviluppata attraverso un lavoro congiunto svolto dai colleghi dell'ISPRA e dai colleghi del Ministero dell'Ambiente. Qui c'è vicino a me il collega Lopresti, che saluto e ringrazio per essere qui oggi con noi. Ed è una collaborazione, sono operazioni che ormai sono datate di 20 anni di attività comune, attraverso una organizzazione, un'elaborazione sempre più stretta delle informazioni fornite dai gestori in adempimento al recepimento della normativa di cui è la direttiva Seveso, in particolare le notifiche. In particolare il Ministero e l'Istituto, ai sensi poi di quanto previsto l'articolo 15,4 del decreto legislativo 334 del 99, che è la legge con la quale è stata recepita nel nostro Paese la cosiddetta direttiva Seveso 2, hanno costantemente predisposto, aggiornato e utilizzato l'inventario nazionale delle attività soggette a notifica. Si tratta di informazioni che sono ovviamente opportunamente validate attraverso un lavoro continuo di interlocuzione con i gestori e con le autorità preposte ai controlli sul territorio a tutti i livelli, dai vigili del fuoco, che ovviamente voglio ringraziare particolarmente sia nella loro articolazione nazionale che nelle loro articolazioni provinciali, le prefetture, le regioni, il sistema di protezione ambientale costituito dalle agenzie regionali e dalle agenzie provinciali della protezione ambientale. Dicevo, un lavoro che è stato svolto in stretta sinergia tra il nostro istituto e il servizio per il rischio industriale diretto dal collega Ricchiuti e dalla divisione della direzione per le valutazioni ambientali del MATM diretta dal collega Lopresti, che hanno periodicamente elaborato e raccolto i rapporti tecnici, l'ultimo dei quali risale al 2013, tutte queste informazioni e notizie, fornendo quindi elementi per una mappatura dei pericoli di incidente rilevante associato alle attività industriali presenti, come dicevo, sul territorio nazionale. Dal 2004 l'ISPRA ha predisposto poi gli strumenti informatici per la gestione via web dell'inventario nazionale delle attività soggette a notifica e svolto attività di supporto tecnico e scientifico per validare i dati, anche attraverso un confronto scambio nell'ambito del sistema delle agenzie ambientali, che come vi dicevo prima è un attore importante nel sistema complessivo della tutela dell'ambiente. Da ultimo il decreto legislativo 105 del 2015, che è il decreto attraverso il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la cosiddetta direttiva Seveso 3, ha determinato un ulteriore sviluppo della collaborazione tra il Ministero e l'Istituto attraverso l'affidamento all'Istituto di nuovi compiti. Potrei dire che non ne avevamo tanto bisogno, ma insomma ce li hanno dati questi ulteriori compiti, oltre a quelli già svolti. In particolare, se volessimo in qualche modo sintetizzare la catena di interventi, c'è un lavoro a monte di coordinamento e di indirizzo del MATM, che appunto ha il compito di coordinare e predisporre l'aggiornamento da parte poi dell'ISPRA dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti.
Però vorrei sottolineare anche una funzione ulteriore dell'inventario, che ora viene utilizzato anche al fine di trasmettere le notifiche da parte dei gestori e di scambiare informazioni tra le amministrazioni competenti, il che produce una semplificazione notevole sia in termini amministrativi in senso generale, sia in termini di risparmio e di ottimizzazione dei tempi. La notifica, come dicevo, è trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico, utilizzando adesso i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione dall'istituto attraverso l'inventario degli stabilimenti. Di poi, queste informazioni contenute nella notifica vengono rese disponibili tramite l'inventario nazionale agli organi tecnici e alle amministrazioni che prima ho menzionato e che sono incaricate dei controlli ai sensi dell'articolo 13,5 del decreto legislativo che sopra ho richiamato. In questo caso l'obiettivo primario è stato il miglioramento della gestione delle informazioni sugli stabilimenti Seveso attraverso la condivisione e lo scambio tra amministrazioni, evitando così quelle sovrapposizioni e quelle duplicazioni che avevamo registrato in passato e che costituivano sicuramente un elemento di farraginosità del sistema stesso. Gli strumenti che oggi l'Istituto presenta a voi, che siete una qualificata rappresentanza dei gestori industriali e delle amministrazioni e che torno a ringraziare per la partecipazione, ecco, questi strumenti costituiscono un passo importante compiuto verso l'obiettivo di giungere alla predisposizione di una vera e propria mappa nazionale del rischio industriale, che secondo me rappresenta poi, se posso usare questo termine, la madre di tutti gli obiettivi in questo campo, almeno al momento, che mappatura nazionale che a partire dall'inventario nazionale potrà essere elaborata con le informazioni, che per ora sono però ancora incomplete, sugli effettivi livelli di rischio degli stabilimenti Seveso presenti nel nostro paese, come risultano dal complesso delle attività di controllo e verifica svolte dalle autorità competenti e dagli organi tecnici nazionali e regionali. Io mi fermo qui perché già come indirizzo di saluto sono andato un po' avanti, so che avete, ho visto che avete una giornata piuttosto intensa di lavoro, mi auguro, anzi sono sicuro che questo lavoro di oggi sarà fruttuoso, ne aspetto in qualche modo gli esiti, poi i colleghi me li presenteranno, sono convinto e vi lascio che questo sia un momento di partenza, non un momento di arrivo, e mi auguro che, diciamo, da qui a breve termine, ragionevolmente breve, ci si possa vedere per commentare insieme, presentare e commentare insieme la mappa nazionale che, come dicevo prima, è secondo me l'obiettivo primario a cui dobbiamo tendere. Vi ringrazio ancora e vi auguro buon lavoro.